Ok, siamo rientrati a casa, guardate che carini i buff, scintille dalle nuvole per aver fatto aeromanzia, amici di penna per aver stretto amicizia con uno stormo di uccelli, e grandi spazi aperti, i grandi spazi aperti per lo stile di vita, vabbè, amante, e poi questo con la sballo sotto la pioggia perché prima di andare via stava giocando sotto la doccia. Allora, cara la mia Sofia, adesso metteremo proprio qui il nostro tronco con gli uccellini. Eccolo qui il nostro bel alberello. Andiamo subito a parlare con i nostri amici uccellini per fare un po' di amicizia e con quelli che abbiamo appena inserito. Ok, facciamo un po' di amicizia così e poi ci occupiamo un po' del nostro giardino. Perché guardate gli animaletti qui, vabbè, diciamo che facciamo fare un po' a Kyle, dai. Pulisci il capanno, riempi di mangime, pulisci il capanno. Vabbè, il mangime mi sa che ce l'ha, è al massimo, ottimo. Poi deve anche pagarmi le bollette. Guardate i panni, poverini, belli puliti e profumati, bagnati dalla pioggia, giusto? E ancora, qui c'è qualcosa da fare evolvere, sempre questo che sbriluccica, ma non... Ok, non c'è niente da raccogliere, ragazzi. No, ok. Diamo da mangiare però, spargi il mangime. E raccogli le uova. Ma se diamo, no? Bianchetto è un pollo, un gallo. A Henrietta, Henrietta dovremmo dare un aspetta, dove sei Henrietta? Dove sei andata? Un uovo dal pollaio, un uovo solo. Ecco Henrietta. E dolcetto, dai un dolcetto. Salutare, vediamo se Henrietta si salva un po' dalla morte, poverina. Ok, nel frattempo noi stringiamo un legame con le api e raccogliamo il miele. Guardate l'alberello dei cristalli, eccolo qui, è molto piccolo ancora e ovviamente dobbiamo dare il tempo di crescere. Allora, ora Henrietta è sotto l'effetto di un dolcetto salutare, prolunga la vita dei polli, quindi è perfetto per chi desidera che il proprio animale viva un po' più a lungo. Vediamo se funziona. Qui abbiamo ancora tutto acceso, poi le bollette aumentano, ragazzi. Qua mettiamo dentro. Allora, vediamo se questo pomeriggio riusciamo a fare qualcosa di carino. Mi piacerebbe creare un club per la nostra amica Sofia, un club di cucito. E vediamo se ci riesco. Intanto ti faccio mangiare gli avanzi perché vedo che c'hai un po' di prendi gli avanzi. C'hai un po' di fame. Kyle invece avrebbe bisogno di una bella doccia. Quindi poi fai una doccia veloce. Sì, c'ha fame pure lui. E che cosa deve raccogliere? 20 tipi di pesci. Ai ai ai. Consegui livello 10 di pesca. Stiamo ancora un po' in alto mare, però va bene. Tanto volevo anche intercambiare un po' con l'abilità di gemmologia. Vi faccio vedere qual è. Dovrebbe essere qui, se mi ricordo. No. Che poi per lui andrebbe bene pure il Signore degli Orpelli, visto quanto ama fare natura. Mi sa forse qui. Eccolo qua, artista del cristallo, quindi era lo stesso ramo. Collezionista curioso, quindi compra un tavolo gemmologico, colleziona 5 cristalli, regala un gioiello, proponi le nozze con l'anello artigianale. Bellissimo, lo voglio troppo fare. Per adesso lasciamo Asso della Pesca, che è il suo. Però appena ci crescono i cristalli sull'albero, gli faccio subito comprare il tavolo gemmologico, si può fare. Allora, Sofia sta terminando di mangiare, certo ha un po' di fame, ha un po' di sonno in effetti. Le faccio preparare per una torta, vediamo. In forna, no? Cosa potremmo fare? Cucina, vediamo se ci fa fare una torta. Sicuramente sì, qua ci sono dei dolci, torta al miele che potrebbe essere interessante. Mi sa l'unica.
Torta di fragole, comunque ci manca la pastella per fare le torte. Allora vi direi, visto che non abbiamo tantissimo tempo e siamo anche un po' stanche, che facciamo una semplicissima torta al miele. Così poi pomeriggio, vediamo se riesco a invitare alcune. Ecco fatto. Ma scusa, ma non gli avevamo dato il dolcetto? Quanto è durata? Mannaggia. Mi dispiace, pure Henrietta ci ha lasciato, i nostri polli con cui abbiamo cominciato ci hanno tutti abbandonato. Tutti. Peccato. Peccato. Uffa. Il tristo mietitore. Sì, però mo vattene, non tediare più i miei animali, grazie. Vattene. Ecco, bravo. Vai via. Vabbè. Si è accesa la musica. Sì. Sta creando il dolce. E allora no, Rami, però adesso ti inviterò. Allora, la torta per adesso ce la mettiamo al frigo. Ci facciamo un pisolino qui. Nel frattempo io gestisco un po' Kyle, che pure Kyle c'ha un po' di sonno, però gli farò leggere un po' il libro di pesca 2. Che non c'è mai qui, ragazzi. Lo mette a posto, evidentemente. Va bene, allora sapete che vi dico? Mettiamo tutti a posto. Sofia, hai fatto un pisolino molto cospicuo, vedo. Allora facciamo così, spegni e fai un pisolino. Ok, Kyle, vediamo se riusciamo a leggere un po' mentre che si riposa Sofia, volume 2. Bravissimo, ti siedi qui. Guarda te se ti devi sedere lì, vicino a lei. Lasciala riposare un po'. Sta riposando un pochino. Diciamo l'essenziale. Sono le 3. Ok, si è svegliata. A questo punto vi direi che creiamo un gruppo. Entra in un club. E vediamo un po' se riusciamo a creare un club. Lo facciamo noi. C'è qualcosa che riguarda, vabbè, arti generali, in generale. Il ritrovo del club potremo fare a casa nostra. E facciamo le amiche di cucito. Requisiti, mi sa nessuno, carriera. Dai, nessuno, su. Allora, attività del club, facciamo. Dunque, lavora a maglia. Benissimo, e ancora sempre arte, musica e dove? Ricama punto croce, bellissimo. E poi ancora facciamo sociale, usa interazioni amichevoli. Ok, verso tutti. Qualcos'altro tipo cibo e bevande, bevi caffè, bevi del tè, non c'è? Mangia magari? Va bene, mangia, dai. Non c'è, bevi il tè, però va bene, mangia. Non ci piacciono sicuramente. E la lotta, non ci piacciono i pettegolezzi, quindi no interazioni perfide. E ancora una volta non ci piacciono interazioni maliziose. Interazioni maliziose. Ok. Chi vogliamo invitare nel nostro club? Mi piacerebbe il sindaco, Rami, Kim, perché no? Sara, forse siamo anche già tanti così. Sì, sono conoscenti. Sì. Sì. Ok, 1, 2, 3 e 4. Direi che come primo club, vabbè, le amiche di cucito. Per adesso va bene così. E voilà. Congratulazioni Sofia, ha creato il club Le Amiche di Cucito. Ora è il momento di trovare nuovi membri di recarsi in città. Vabbè, recarsi in città no, però facciamo subito la seguente. Apriamo qui il frigo, tiriamo fuori la nostra bellissima torta. E poi diamo inizio al club, inizia raduno. Oh, benissimo.
Vediamo se arrivano le nostre amiche. Le bollette le abbiamo pagate, eh? Sì, mi sembra proprio di sì. Arriveranno le nostre amiche. Arriverà qualcuno? Non arriva nessuno? Allora, non è che non arriva nessuno, sono tutte qui al paese perché ovviamente casa nostra è purtroppo è in un punto in cui, anche essendo dentro un lotto privato, seppur sono del paese, praticamente è come se fossero già insieme. Cioè, non la capisco questa cosa, però va bene. Allora, facciamo così, siediti qui insieme, quindi vediamo se vengono tutti, se vengono tutte le nostre amiche, amichette. Qualcuno viene? Ci raggiunge? Qualcuno? Guardate dove stanno, stanno qui. Una, due, cioè sono qui, perché non venite? Vediamo se vengono. Siediamoci di nuovo insieme. Oh, benissimo. Allora, condividi, discuti degli interessi, almeno qualcuno è arrivata Sara. E almeno chiacchieriamo un po', discuti dei cambi di quartiere. Non è arrivato più nessuno. Sta arrivando qualcuno? Oh, sta arrivando Lavina. Grazie che finalmente qualcuno è arrivato. Almeno così possiamo fare amicizia. E poi facciamo così: prendi un pezzo insieme. Noi siamo rimaste in accappatoio, ma va bene, non fa niente. Oh, amiche, ciao, benvenute. Le altre si sono perse, non fa niente. E entusiasmati per gli interessi. Vediamo se c'è qualcosa per il pasto. Entusiasmati per il pasto. Chiacchiere amichevoli. Alfonso, Essonora. Discuti della struttura dei sapori, ragazzi. Cosa importante. Discuti dei. Vabbè, parliamo di nuovo a cuore aperto. Poi sarebbe bello. Non potete fare gruppo insieme? Siediti insieme. E magari facciamo un po' di maglia. Guardate quanto sono carine, però. Era esattamente questo, questa l'idea che volevo rendere. Un club di amiche che si riunissero il pomeriggio a mangiare una fetta di torta. Ti cambi, Sofia, per favore. E che magari parlassero, chiacchierassero, facessero pettegolezzi, insomma. E perché no? Lavorassero a maglia. Riprendi il progetto, vediamo se inizia lei e qualcun altro la segue. Oh, è arrivata Rami, brava Rami. Come stai? Conversazione profonda con Rami. Ah, questa ha attraversato il divano così. Oh, guardate, è andata avanti pure Lavina. Ti prego, bellissimo, bellissimo. Scusate, facciamo subito una foto. Ecco, quella si doveva alzare per forza. Ok, era esattamente questo che desideravo tantissimo, che si sedessero insieme e facessero. Oh, è perfetto. Adesso è perfetto. Scusate, scusate, foto di quattro amiche che fanno punto croce e lavora a maglia, bellissimo. Quindi, se parte una, partono tutte. Questa cosa è fantastica. Vabbè, sono troppo contenta. È riuscita, quindi sono felice. Sono felice che questa cosa sia riuscita e deve essere motivo anche per aumentare il livello di amicizia con loro. Rallegra, chiacchieriamo. Parla del formaggio grigliato come se fosse fondamentale. E tra l'altro la nostra amica Sofia, poverina, è abbastanza provata alla giornata di oggi. Stai chiacchierando? No, e Kyle è andata a dormire, quindi proprio Kyle. Ah, si è svegliato Kyle. E Kyle, non disturbare le ragazze, prendi un pezzo. Lascia stare il club in pace. Guarda, si sta sedendo, guardate l'impiccione di Kyle. Eccolo là. Ok, stiamo chiacchierando. Condividi consigli unitari. Mi piace un sacco questa cosa, così possiamo stringere anche amicizia.
Niente, ragazzi, sono troppo soddisfatta. Veramente troppo soddisfatta. Discuti degli interessi. Ecco, è finita una di lavorare a maglia, hanno finito tutte. Ci può stare, va bene. E direi che, visto l'orario, però, interromperei l'incontro, terminerei il raduno. Abbiamo anche raccolto un bel po' di punti, 239, quindi termina il raduno. Vi ringrazio tutte, diamo la buonanotte a tutte. Si stavano a litigare, che è successo? Buonanotte. Buonanotte. Così il nostro primo raduno è andato ufficialmente bene. La povera Sofia se ne va al bagno e poi a letto, anche perché vi vorrei ricordare che alle 4 dovremmo tornare al boschetto di Bramblewood. E Kyle, che nel frattempo ha dormito un po', ha recuperato un po' di energie. Signore, adesso io vi manderei tutti a casa. Sarebbe bello se andaste tutti a dormire. Ve ne andate tutte? Benissimo, brave, ottimo. Allora, Kyle, tu come stai messo a fame? Sei pieno? Questa la riponiamo e poi ripulisci tutto. Spegniamo questa musica, oscena. Non c'è, manda a casa? Manda via mi sembra cattivo, però facciamo just go away senza interazioni cattive. Così se ne va ognuno a casa sua. Che cosa stava dicendo qua? Ah, arrivederci, se ne stavano andando loro per i fatti loro. Va benissimo. Kyle, dove vai a buttare la spazzatura? Ottimo. Sembra che l'unità familiare sia conforme con tutti i piani d'azione del quartiere. Ah, perfetto, visto? Abbiamo bollette? No, perché le abbiamo pagate. Pulisci tutto. C'è il nostro amico Vlad fuori dalla porta. E poi ti direi, caro il mio Kyle, che te ne vai riccamente a dormire. E domani si comincia una nuova giornata. Io per questo episodio vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio quando troveremo la nostra Sofia alle 4 di mattina dentro il boschetto di Bramblewood a vedere se avremo ancora fortuna per trovare degli altri oggettini o dell'altro raccolto già pronto. Ciao, alla prossima!